questo è un giorno importante, un giorno in cui si dà il via ad un qualcosa comunque che già esisteva. Qui a Via Ravizza comunque c'è un punto stabile dove le persone possono raggiungervi. Cerchiamo però di spiegare a chi ci sta ascoltando cos'è Sorgenteco. Buonasera a tutti, io sono Monia Ancora, sono la dirigente, colei che ha ideato questo progetto tanti anni fa, un progetto ecosostenibile. Questo prodotto che noi abbiamo ideato è un prodotto molto vincente, soprattutto riguardante l'ambiente, riguardante il tema plastic free. Il nostro messaggio ovviamente diventa sempre più forte a fronte di tutto ciò che ovviamente andiamo a vedere, a notare tutti i giorni facendo degli interventi come manutenzioni sia gli impianti idrici sanitari che termici, quindi andando a pulire questo sistema idrico, da lì andiamo a mettere un sistema come addolcitore dell'acqua. Sono degli addolcitori a tempo volumetrici, ma abbiamo anche un'altra linea, una linea della Facot, dove comunque abbiamo, è un'azienda molto seria, dove comunque hanno dispendio, diciamo, di acqua, di sale, di energia e quant'altro, pari al 70-80% rispetto ad un addolcitore comune. Da lì si parte per andare a sistemare tutto l'impianto idrico, al che arriviamo sotto lavello, andiamo a mettere un buon sistema certificato dove va a dare vita all'acqua del nostro rubinetto corrente, dunque ad avere un'acqua più sicura, più potabile, quindi ad eliminare cloro, impurità dell'acqua, nitriti, nitrati, insomma abbiamo un sistema veramente innovativo con aggiunta di acqua alcalina. Quindi tante famiglie andrebbero a risparmiare tantissimo, sia a livello economico che anche sull'impatto ambientale, quindi producendo tanta meno plastica, e quindi il pianeta per questo sicuramente ci ringrazierà tutti i giorni. Quali sono i vostri progetti futuri, insomma, quali sono le prospettive? Allora, innanzitutto mi presento, io sono Simona Verza, responsabile aziendale Sorgenteco. Grazie a Monia, diciamo, noi ci chiamiamo colleghe perché sposiamo le idee sempre e comunque quotidianamente. Con questi progetti, il progetto futuro quale sarà? Sarà quello sempre di avanti tutta con l'ecosostenibilità, sicuramente. Cercheremo di insegnare anche ai bambini piccoli cosa significa nelle scuole essere ecosostenibili, perché il futuro è l'ecosostenibilità. Quindi, siccome ci crediamo al 100%, chiaramente adesso non svegliamo ancora nulla, però più in là ci saranno dei progetti molto interessanti e sicuramente ci ritroveremo qui a raccontarli. Facciamo una domanda anche per invitare le persone comunque a vedere quello di cui ci parlerà tra poco Mattia, perché comunque questo è un punto di partenza non solo per un luogo fisico, l'inaugurazione quindi comunque di questo posto in Via Ravizza, ma presentate anche comunque una nuova linea. Abbiamo diviso la categoria in due soluzioni. Abbiamo la parte ozono, dove sono prodotti nuovi che danno un servizio aggiuntivo alla quotidianità delle persone, sia come risparmio energia, sia come risparmio economico in generale, anche su detersivi e quant'altro. Poi abbiamo la parte invece fragranze, che è tutta la profumazione nuova, e sono sempre prodotti sia ecosostenibili che hanno, diciamo, meno prodotto chimico, quindi aiutano, come possiamo dire in poche parole, a non emettere comunque gas che danno comunque fastidio all'effetto serra. Poi abbiamo la parte del green, che sono tutti detersivi ammorbidenti, sia naturali, sia con piccole fragranze che sono ottime sia per bambini, sia per chi ha anche, diciamo, non può stare a contatto con detersivi sopra. In occasione dell'apertura e dell'inaugurazione del nostro store di prodotti ecosostenibili e anche, come diceva prima la signora Monia, di trattamento acque, vi presentiamo la nuova linea ecosostenibile riguardo le fragranze, profumi da donna e da uomo e fragranze ambiente. Questa l'abbiamo voluta fortemente all'interno del nostro negozio perché
perché siamo convinti sempre di più di andare avanti con l'ecosostenibilità e di poter dare la possibilità ai nostri futuri clienti, o comunque educare i nostri futuri clienti a poter utilizzare dei prodotti che non fanno male, quindi che non contengono parabeni, non contengono prodotti chimici e comunque che non fanno soprattutto male alla pelle. Quindi abbiamo dei prodotti come i saponi che hanno delle proprietà, delle creme che sono a base di ingredienti molto naturali come l'aloe vera, e le fragranze ambiente che sono appunto composte da elementi molto molto naturali. Ma la cosa molto importante è per quanto riguarda i profumi personali, da uomo, da donna e da bambino. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto la possibilità di poter avere questi prodotti in maniera molto naturale. Oggi lo possiamo fare, questo attraverso una nostra idea che abbiamo voluto fortemente, perché in primis, come dicevamo prima, è partita la creazione di detersivi ecosostenibili, quindi noi creiamo le fragranze dei detersivi e li imbottigliamo all'interno di queste bottiglie soprattutto riciclate, perché tutti i contenitori che appunto contengono i prodotti sono ecosostenibili. Queste fragranze, oltre ad essere naturali, hanno anche delle linee. C'è la linea Luxury che noi presentiamo e che abbiamo voluto in maniera molto appassionata, perché sono degli ammorbidenti e dei detersivi che chiaramente vengono associati a dei veri e propri profumi. Quindi la persona che va ad utilizzare questi detersivi ovviamente è come se utilizzasse un vero e proprio profumo sul capo. Quindi, come anche Mattia prima spiegava per quanto riguarda l'ozono, noi partiamo dal trattamento dell'acqua in totos, arriviamo a dare la possibilità di sterilizzare i capi, ma di utilizzare anche dei prodotti ecosostenibili che non fanno male. Questa è l'idea di Deter Green, che è nata dall'azienda madre, che si chiama Sorgenteco, e noi ci auguriamo che questa idea possa andare avanti, svilupparsi sempre di più, perché siamo in continua ricerca di prodotti sempre più naturali, sempre più verso l'ecosostenibilità dell'ambiente, perché è importantissimo. Il nostro futuro deve essere fatto di ecosostenibilità. Dobbiamo cercare di ridurre la plastica e cercare di utilizzare soprattutto delle confezioni, anche il packaging che contiene la fragranza deve essere anche lei sostenibile, per andare incontro ad avere appunto la possibilità di non disperdere dell'ambiente, gas o quant'altro. Questa è la nostra linea Deter Green, avremo anche altre nuovissime idee andando sempre più avanti, e ci auguriamo che i nostri potenziali clienti ci possano venire a trovare qui in negozio, che si trova in via Giravizza 62 a Taurisano in provincia di Lecce. Agisystem Wash è un sistema ad ozono che va collegato direttamente sopra la lavatrice. Agisystem Wash, questo sistema è un sistema che ha tre sistemi di sanitizzante. C'è l'acqua che noi prendiamo dal nostro impianto sanitario di casa, passa attraverso questo macchinario dove viene trasformata acqua in ozono, quindi O3, poi passa attraverso degli ioni d'argento e una lampada UV. Questi tre sistemi fanno sì che l'acqua sia completamente sanitizzata e quindi entra all'interno della lavatrice e va a lavare i nostri vestiti a basse temperature, quindi si può già lavare con una temperatura di 30 gradi centigradi con un pochissimo detersivo e pochissimo ammorbidente, quindi in questo modo noi abbiamo grandissimi risparmi sia elettrici sia come spese extra per i prodotti. E in più questo sistema ci dà la possibilità, tramite questo piccolo rubinetto, di prendere direttamente acqua ozonizzata, che potrebbe servire per lavare a terra, pulire piastrelle, comunque detergere la casa senza usare altri prodotti chimici. Ora vi mostrerò la messa in funzione del dispositivo. È molto facile, basta accendere il dispositivo, poi accendere la nostra lavatrice, scegliere un programma della nostra lavatrice che più ci piace, però come ho già detto, già a 30 gradi è un sistema che fa completamente qualsiasi tipo di lavaggio. Basta schiacciare play, si attiverà la nostra lavatrice e la lavatrice con il dispositivo caricherà l'acqua facendolo passare prima dal dispositivo stesso e poi lo butterà all'interno della nostra lavatrice.
EOZone 3 è un dispositivo, a differenza di quello che abbiamo trattato prima, l'attacco alla lavatrice, è un dispositivo portatile. Lui basta attaccarlo ad una spina e trasforma l'ossigeno in ozono. Questo serve a trattare capi, alimenti o anche piccoli spazi. Il suo funzionamento è molto semplice, ha una piccola cannula dove via richiusa o va portata, ripeto, all'interno anche dei piccoli sacchi dove venendo chiusi con dei vestiti all'interno va a disinfettare tutto quanto. Della nostra cornice per poter dare una carica da responsabile amministrativo e per il nostro Mattia Panisso che fino ad oggi è stato il nostro assistente personale.